alla manifestazione. Abbiamo partecipato con i compagni della Fiat. Ci sono stati dei Puma, qualcuno è andato in treno. Entra a Roma? Sì, devo dire che la manifestazione, la partecipazione era veramente molto, è stata molto partecipata. Parlano di 50.000 persone, ma credo che ci fossero tutte, al di là dei numeri che sono sempre discordanti. Credo che questa volta i numeri erano veramente alti. Ma qualcuno diceva addirittura sui più di 100.000. Sì, probabilmente sì, anche perché noi eravamo collocati in un punto, diciamo, del corteo che non potevamo sicuramente vedere tutti i manifestanti, però sicuramente c'era tantissime persone. Angelo, ti sei divertito? Non parlo io. Fallo Enzo. Dai, fallo di cosa. Ma almeno ti sei divertito? No, sì, questo no, magari puoi raccontare la storia di come è andata lì. Secondo te. Come l'hai vista tu? Racconti a me, guarda. Come l'hai vista? Come? Cancella sto pezzo. Ma questo io lo posso tagliare, non ho difficoltà. Puoi cancellare quello. Non ho difficoltà. Cancellare allora. Quando vuoi. Allora non fare niente. No, ma com'è andata? Beh, lui è un altro punto della manifestazione. Cioè, vabbè, tu eri davanti, no? Io ero proprio davanti alla. C'è la testa del corteo perché dovevo fare l'intervento, poi è saltato tutto per, diciamo, i disordini che ci sono stati, ma lui era in un altro punto, sì, insieme a tutti gli altri compagni della Fiat. Quindi tu Fiat, non... anche scuola. Scuola. E lì come c'era Piero Bernocchia. C'era Bernocchia. Non sei entrato in piazza però? No. Non sì, sei arrivato in piazza San Giovanni? Sì, siamo arrivati in piazza San Giovanni. Sì, ma lì i disordini, dove eri tu c'erano, sono stati disordini, sì. Anche? Sì, proprio c'erano i disordini. Se è arrivato il camion, noi ci siamo fermati e più avanti c'erano i disordini con la polizia. Ma secondo te come mai si è scatenato, diciamo... Non fai l'intervista? No, chiedevo perché io ero in testa del corteo, non sono riuscito a vedere, perché mi hanno detto che hanno bruciato delle macchine, lì proprio durante il tempo. Sì, mentre andavamo... A parte che hanno rotto 3-4 macchine, i vetri, cose così. E poi più avanti, ogni metro, ogni 2 metri, bruciavano una macchina. Hanno bruciato 3 macchine. Poi, diciamo, per paura di che esplodessero, c'è stato un fuggi-fuggi. No, noi ci siamo fermati. Abbiamo aspettato che scoppiasse il serbatoio e poi siamo andati avanti. Ah, proprio avete aspettato che... Ci siamo spostati un pochettino, perché c'erano le fiamme, e poi siamo andati avanti. Ma è stato forte, diciamo, l'esplosione? L'esplosione, ma si vede che c'era poca benzina, perché non è che c'è stato proprio un botto. No, all'inizio, no, le prime 2 macchine proprio si è sentito il botto. Poi la terza si vede che c'era poca benzina, ha fatto un piccolo botto, poco. Ma siccome, almeno dove ero io, c'erano alcuni gruppi con i caschi neri, sì. che poi si sono alzati... diciamo la sciarpa, non sì. So se anche da voi c'erano... Da noi erano davanti. Ah, erano più davanti. Quando siamo arrivati, adesso lo so perché non è conosco bene, c'era un gruppo di persone di qua e un gruppo di persone sopra, non so se è capito davvero. Ah, sopra, diciamo, sopra, nel... Quindi dicevano andate via. Il percorso che c'era lì... E noi eravamo dietro, si erano fermati lì. Allora abbiamo aspettato un attimino, poi l'abbiamo spinta secondo l'abbiamo andati lì. Ah, quindi avete fatto una sorta di cordone, di sì. Avete fatto con, diciamo, un servizio d'ordine. Sì. Quindi siete riusciti a respingerli. Sì, proprio mandarli via. Anche perché questi qua... Mandarli via e poi hanno iniziato di nuovo a fare casino. Perché sbucavano fuori... Di lati. Questi di qua sotto. No, praticamente all'improvviso sbucavano. E poi invitavano a partecipare alla protesta, no, diciamo, ce ai disordini. Tanti, ma ce n'erano tanti, eh. Ce n'erano tanti. Infatti... Indicativamente come numero, dove quelli che hai visto tu, chiaro, no? Penso 300. Ma 300? Cioè, proprio tutti insieme che viaggiavano... Sì, perché poi arrivavano. Davanti sono stati una centinaia. Però magari via di qua, arrivi di qua. I caschi tutti ben bendati, e poi comunque erano
la maggior parte erano tutti giovani. Tutti ragazzi giovani. Quindi sta storia dei Black Bloc secondo te non... Secondo me è una cavolata. Una soluzione Black Bloc qua, c'è bisogno di questa altro che. Quindi non sembravano poi così organizzati. Lì, da come ho capito io, c'era la cosa della notte e questi si sono uniti a quelli della notte. I giovani della notave, non tutti i notavi. Ma non so adesso se sono i giovani, sono quelli della notave che sono qui a Chiemonte, oppure se la quelli bandiera, di Torino, la bandiera che... te la puoi andare a comprare, capito? Ti fai un gruppo della notave. Ma avevano proprio la bandiera notave? No, sì, no. Sì. Ah, proprio andavano all'assalto con la bandiera di notave? C'erano, queste erano notave. Eh. Che poi con la sciarpetta, cose così. Sì, ma... E poi si sono uniti questi qua dietro a loro, capito? Questi col casco, tutti bendati. Anche perché comunque di bombe carte ne avevano, facevano esplodere una ogni tre minuti. Sì, ma però loro sai cosa facevano anche, facevano le bottigliette. Sì, facevano. Piene e le buttavano, capito? Sì, facevano tipo molotov. Le buttavano sulle macchine, prendevano fuoco poi. No, ma comunque c'è stato il tentativo di respingerli, eh.